Buongiorno cari amici di Extreme Hardware, nei video precedenti abbiamo fatto una panoramica di quelli che sono i software che muovono i NAS prodotti da Asus Torr, Synology e QNAP. Oggi è arrivato il turno di parlare di Shuttle e del suo software che troviamo all'interno dei suoi prodotti, come ad esempio il KD21, il KD20, il KD22. Lo facciamo attraverso proprio un KD21, del quale vedrete adesso una piccola panoramica dell'aspetto esterno. È un NAS dual bay dalle rifiniture eleganti. Troviamo all'interno un processore Marvel dual core da 1 GHz, 512 MB di RAM. Abbiamo due porte USB 3, una porta USB 2, un lettore di schede SD e una porta LAN RJ45. Andiamo dunque insieme a vedere quelle che sono le caratteristiche e i vari menu che troviamo all'interno del software. Io vado come al solito nel riquadretto in basso e andiamo insieme. Molto bene ragazzi, dopo aver fatto rilevare sulla rete al nostro OmniNAS Finder il KD21 o il NAS comunque che avete di Shuttle collegato alla rete, inseriamo il suo indirizzo IP nella barra degli indirizzi oppure facciamo semplicemente un doppio clic sopra il NAS trovato e ci troviamo direttamente nella pagina di login di sistema, nella quale inseriamo la password che abbiamo scelto in fase di configurazione del sistema. Nel nostro caso è una password molto semplice, abbiamo lasciato la parola password così per ricordarci meglio, ed eccoci subito catapultati all'interno di quello che è il desktop e il menu iniziale, principale del nostro prodotto. Come vedete è piuttosto semplice, troviamo in alto un menu a tendina dove possiamo cambiare la lingua, abbiamo l'icona per il logout, abbiamo i vari loghi OmniNAS e Shuttle a decorare questa pagina bianca e azzurra, e in mezzo troviamo quelle che sono le icone principali del software. Partiamo quindi dalle impostazioni, che è la prima icona che troviamo. All'interno delle impostazioni possiamo subito saltare anche alle altre icone che troviamo nella home principale. Vedete che c'è memorizzazione, condivisione, USB backup, eccetera eccetera. Se entriamo in impostazioni abbiamo la possibilità di attraverso il menu laterale andare immediatamente in una di queste altre cartelle. Nella schermata delle impostazioni troviamo immediatamente quelle che sono le generalità, ovvero le varie impostazioni che abbiamo scelto e il riassunto delle impostazioni che abbiamo scelto per quanto riguarda il nostro NAS. Abbiamo quindi il gruppo di lavoro, il nome del NAS sulla rete, l'indirizzo IP, quanta memoria disponibile ci rimane, eccetera eccetera, quali servizi abbiamo attivi e quali abbiamo disabilitati, server iTunes, lo sharebox, eccetera eccetera. Possiamo passare alla finestra di aggiornamento del firmware classico, abbiamo la possibilità di far scaricare in automatico il software nel caso ve ne fosse uno aggiornato, il sistema comunque provvede ad avvisarvi in automatico nel caso ci sia un firmware aggiornato, oppure possiamo scaricarlo precedentemente dal sito di Shuttle e andarlo a caricare manualmente come per tutti gli altri NAS che abbiamo visto. Impostazioni generali, possiamo cambiare la password di amministratore e settare dopo quanto tempo il NAS va in standby, possiamo attivarlo tramite il wake online e se effettuare un controllo, un check della ventola automatico o tenerlo sempre abilitato. Questo fa sì che la ventola comunque giri in maniera più veloce. Abbiamo la possibilità di ovviamente resettare tutte le varie impostazioni che andiamo a modificare noi facendo tornare le impostazioni di fabbrica. Possiamo modificare data e ora e scegliere una sincronizzazione automatica dell'orario tramite un server online, cosa normalissima. Abbiamo un log che ci mostra tutta quella che è l'attività sul sistema, quindi le attivazioni dei vari servizi, eccetera eccetera, tutto quello che il NAS fa. Abbiamo la possibilità di vedere e di risalire a tutti i percorsi che ha svolto. Ci sono le impostazioni di rete, quindi cambiare il nome del NAS sulla rete, il gruppo di lavoro, scegliere un indirizzo IP
automatico, quindi in DHCP, oppure manualmente, abbiamo la possibilità di abilitare o disabilitare il servizio FTP e abilitare il servizio FTP SSL TLS, che è quello in modalità sicura. Abbiamo la possibilità in questa schermata di modificare il numero di client collegati in contemporanea e settare un massimo e un minimo di banda per l'upload e il download. Spostiamoci quindi tramite il menu laterale, andiamo sulla parte della memorizzazione. Nella parte di memorizzazione abbiamo la possibilità di scegliere quale tipo di volume creare. Se abbiamo un disco, ovviamente ci creerà un volume singolo, altrimenti se abbiamo due dischi abbiamo la possibilità di scegliere tra due volumi singoli, il volume in JBOD oppure RAID 0 e RAID 1. Abbiamo la possibilità di verificare le informazioni riguardanti ogni disco tramite il Disk Manager. Per esempio, possiamo utilizzare la funzionalità Smart, ci fa un check dello stato del volume, quindi in questo caso abbiamo un RAID 1 attivo, ci dice che va tutto bene. Oppure possiamo abilitare o disabilitare l'auto mirror in caso di RAID 1. Andiamo avanti, abbiamo le cartelle, abbiamo, scusate, l'utente che abbiamo creato noi, abbiamo creato un utente che si chiama Extreme Hardware, possiamo gestire, quindi creare, eliminare, modificare quelli che sono gli utenti. Infatti c'è proprio la sezione aggiungi utente, possiamo selezionare e inserire un nuovo utente con la relativa password. Abbiamo la lista delle cartelle che sono quelle condivise in rete, abbiamo le due cartelle disk e iTunes che vengono create in automatico, mentre noi abbiamo poi creato, così per prova, la cartella Extreme Hardware XH che possiamo editare o cancellare. Ovviamente possiamo selezionare aggiungi cartella e questo fa sì che ci crea una nuova cartella. Possiamo scegliere i diritti, ovvero se abilitarla a tutti oppure a un utente in particolare. Ci sono poi le postazioni relative alle USB, quindi copiatura automatica da SD e copiatura automatica dalla porta USB. Cosa vuol dire? Allora, il funzionamento della USB e dell'SD è particolare. Noi non possiamo decidere di spostare dal NAS alla USB o viceversa determinati file, non c'è un gestore per effettuare questa operazione. Questo vuol dire che nel caso abilitiamo entrambe le soluzioni, noi tutto quello che avremo all'interno di un SD o della USB 3 verrà automaticamente, nel momento in cui inseriamo la chiavetta, copiato all'interno di una delle cartelle che possiamo scegliere noi, ovviamente. Questo cosa vuol dire? Che se noi dobbiamo copiare dei dati sopra il NAS, inseriamo nella nostra chiavetta i dati che vogliamo copiare, lui lo farà in automatico, però non ci dà la possibilità di spostare a nostro piacimento i file da una sorgente all'altra. Possiamo fare anche la stessa cosa con una fotocamera PTP, eccetera, eccetera. Poi abbiamo le varie impostazioni della stampante nel caso non avessimo collegata una, ma noi non ce l'abbiamo. Abbiamo la possibilità di effettuare ovviamente un backup del NAS in questione su dispositivi esterni. Noi possiamo decidere quale cartella copiare del nostro NAS e decidere se collegare, se scusate, backuppare il contenuto sopra la chiavetta, una chiavetta USB per esempio, oppure se farlo su un altro NAS, se abbiamo un altro NAS collegato in rete tramite host, nome utente, password, eccetera, eccetera. Possiamo anche selezionare fare in modo che questa operazione sia automatica, quindi scegliamo il giorno e l'ora e il software farà tutto per noi. Forse però ho skippato, sì, lista delle impostazioni di backup. Non ho fatto, ovviamente quella lì è la lista delle impostazioni nel caso scegliessimo appunto di effettuare insomma, un backup programmato, eccetera, eccetera. Poi c'è il log di backup nel caso, che è appunto un log che ci mostra tutte le volte che è stato fatto il backup e quant'altro. Ah, possiamo abilitare la funzione BitTorrent, quindi fare in modo che anche in questo caso, come in moltissimi altri NAS che abbiamo visto, BitTorrent
scarichi in automatico i file all'interno del nostro NAS. Poi abbiamo la share box, che non è nient'altro che la possibilità di vedere online un gestore di file online, che però non ci permette di fare il lavoro tramite chiavette, ricordatevi. Praticamente ci permette, tramite l'indirizzo, in questo caso extremehardware.omninas.net, di accedere al gestore file del nostro NAS e uploadare o scaricare determinati file sul computer e viceversa. Poi abbiamo la possibilità di abilitare o disabilitare il servizio di LNA tramite il media server. Se lo facciamo in automatico, il NAS verrà rilevato sulla rete tramite, non so, Windows o i vari dispositivi che ci permettono questa funzione, la funzione di LNA, quindi a vari dispositivi multimediali. Come potete vedere, se io seleziono dal menu principale del desktop una delle altre icone che sono presenti, ci rimanderà a quello che abbiamo appena visto, e quindi a uno dei menu che abbiamo appena mostrato. Abbiamo poi il tasto per riavviare il NAS e il tasto per spegnere. Andando avanti, vi mostro invece adesso quelle che sono le impostazioni, cioè ovvero la funzione, scusate, dello share box. Come ho detto prima, a noi viene creato automaticamente, se abilitiamo ovviamente l'opzione, la funzione di share box, dando il nostro nome del NAS, seguito da appunto omninas.net, che è una pagina che possiamo, alla quale possiamo accedere ovunque, dove poter scaricare e uploadare file sul nostro NAS. Inseriamo quindi il nome del nostro NAS e verremo automaticamente reindirizzati all'interno del nostro NAS. Adesso piano piano, ecco, vedete, siamo all'interno, ci chiede nome utente password, mettiamo il nostro utente. Ed ecco che siamo all'interno al gestore file del nostro shuttle, Omninas KD21 in questo caso. Ovviamente è una funzione che c'è anche sugli altri prodotti. Possiamo quindi andare a vedere all'interno del nostro NAS e andare a gestire i vari file che ci sono all'interno. In questo caso c'è un film che ho utilizzato per fare il test della velocità delle USB. Possiamo dunque copiare, eliminare, fare tutto quello che di solito si può fare su un file e sulle cartelle. Possiamo ovviamente anche scaricare caricare un file. Bene, abbiamo dunque visto insieme i vari menu che compongono l'Omninas, il software che troviamo all'interno dei vari shuttle, in questo caso appunto del KD21. Abbiamo visto che è un software user friendly, è molto semplice navigare all'interno di questo sistema operativo. È altresì vero che abbiamo potuto vedere che non offre numerosissimi servizi, numerosissimi protocolli supportati. Non abbiamo la possibilità di installare altre applicazioni, cose che invece è possibile all'interno di altri sistemi operativi, come quello di QNAP o ad esempio quello di Synology. Abbiamo visto che manca una parte riguardante l'help, e non abbiamo la possibilità, né attraverso il manager né attraverso lo share box, che solitamente viene utilizzato a distanza, di spostare file singoli da una chiavetta, per esempio, da una chiavetta o su una chiavetta. Per fare questo, dobbiamo per forza creare un'unità di rete e oppure navigare tramite appunto l'esplorazione dei file dal proprio computer. Diciamo che non è proprio la cosa più veloce e immediata da fare. Per il resto, però, la nota positiva di questo software è che appunto è molto molto semplice da utilizzare per chi non ha grosse pretese, per chi ad esempio ha bisogno di un semplice hard disk esterno
da tenere attaccato nella propria rete interna può andare bene. Detto questo, io vi ricordo che se vi iscrivete sul nostro canale di YouTube potete partecipare a numerosi contest. Iscrivetevi anche sul nostro forum, sul nostro portale. Un saluto da Angelo dalla redazione di Extreme Hardware. Ciao a tutti.